Nonostante le polemiche e le iniziali dichiarazioni di guerra, lunedì e martedì prossimo, 17 e 18 dicembre, entra nel vivo il nuovo concorso a cattedra per i docenti. Il decreto è quello del direttore generale per il personale della scuola numero 82 del 24 settembre 2012. In tutta Italia 321.000 candidati per posti a cattedra previsti per 11.540 circa, che dovranno essere assorbiti nell'arco di un biennio. In Puglia i candidati superano le 26.000 unità. Come è facile immaginare, molte le scuole che saranno chiuse e questo ha determinato qualche perplessità, visto che le vacanze natalizie sono ormai alle porte e sembra già un'anticipazione del Natale per un anno scolastico che in realtà stenta a partire. Anche la scelta di utilizzare lo stesso personale per i quattro turni di prove per 2 giorni, praticamente dalle 8 di mattina alle 8 di sera, non è stata certamente una scelta felice, tanto più che non vi sono risorse previste per loro. Così come le scuole probabilmente dovranno farsi carico di carta e penna per tutti i candidati. Ma torniamo alle prove, che sono in realtà delle preselezioni, un modo per sfoltire l'eccessivo numero di candidati, tramite una batteria online di 50 domande. In pratica, ciascun candidato avrà a disposizione 50 minuti per rispondere a domande che riguardano capacità logiche, capacità di comprensione del testo, competenze digitali, conoscenza della lingua straniera. La risposta corretta vale 1 punto, quella non data 0, se si sbaglia la detrazione è di mezzo punto. Il punteggio minimo richiesto per superare la prova è di 35 punti. Il risultato, e questa è una novità positiva, sarà reso noto dopo appena pochi minuti dal termine della prova. Allora non resta che augurare un in bocca al lupo ai tanti candidati e sperare che tutto vada per il meglio.